Benissimo, buongiorno a tutti, benvenuti a questo incontro, un webinar organizzato dall'informatore zootecnico sull'alimentazione del bovino da latte. Scusate se in questa mia brevissima introduzione mi ripeterò qualche volta perché sicuramente ci sarà qualcuno che si collega con 2 minuti di ritardo. In ogni caso, questo è uno dei vari incontri tecnici dell'informatore zootecnico organizzati nel corso dell'anno e che organizzeremo anche in futuro ed è dedicato a uno dei più importanti argomenti tecnici, una delle più importanti problematiche tecniche dell'allevamento, in particolare dell'allevamento delle bovine da latte, ossia l'alimentazione. Parleremo dell'alimentazione delle bovine da latte, ma non dalla A alla Z, bensì soltanto delle nuove tendenze, dei nuovi trend, delle soluzioni più avanzate, in modo da poter dare a chi si è iscritto, a chi ci ascolta, che sono centinaia, anzi credo che siano 400-500 in questo istante, dare nuovi spunti, nuove idee, ecco, per perfezionare le proprie tecniche, le proprie procedure di allevamento. Allora, ripeto, il titolo di questo incontro è Alimentazione delle bovine da latte, i nuovi trend, soluzioni avanzate per aumentare la redditività dell'allevamento. Come spesso facciamo, invece di ospitare 10 esperti, dando loro pochissimi secondi, pochissimi minuti, come nel peggiore dei talk show, ospitiamo solo 2 esperti, i quali però rimarranno in onda per più di mezz'ora, chiaramente non mezz'ora, non un mattonazzo di mezz'ora, ma inframmezzato, magari un quarto d'ora l'uno, poi un quarto d'ora l'altro, infine ancora un quarto d'ora l'uno, un quarto d'ora l'altro, ma avranno a disposizione una trentina di minuti circa ciascuno per poter esporre con calma e tranquillità i propri contenuti tecnici, senza troppe interruzioni. L'unico che può interrompere sarei io, perché cercherò di non farlo, soltanto ecco, cose minori. E quindi, con questo format, solo 2 relatori, peraltro molto autorevoli, solo 2 relatori, cercheremo di offrire a chi ci ascolta, con calma e tranquillità, informazioni tecniche precise, complete e mirate. Questi 2 relatori sono il professor Andrea Formigoni dell'Università di Bologna, Dipartimento Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di Bologna, che quasi non ha bisogno di presentazioni, è talmente conosciuto e presente nella vita di noi allevatori che non ha bisogno di ulteriori presentazioni, il quale parlerà, professor Formigoni, parlerà di soluzioni innovative, ma anche consolidate, in ogni caso che efficaci, soluzioni efficaci e innovative per impostare un'equilibrata razione alimentare per le bovine da latte. Ecco, lo vedo inquadrato, è il professor Formigoni, buongiorno. Dopo del professor Formigoni, il secondo esperto che parlerà, il secondo e ultimo esperto, perché sono solo 2 che si alterneranno, il secondo esperto è Carlo Bisaglia, il dottor Carlo Bisaglia, dirigente tecnologo presso il CREA di Treviglio, il CREA, di Treviglio, in provincia di Bergamo, il quale più che parlare di aspetti nutrizionali, come invece chiediamo al professor Formigoni, Carlo Bisaglia parlerà di tecnologia, nuovi sistemi, nuove tecnologie per una efficace alimentazione, in particolare per il precision feeding, che è un'espressione inglese che sta per alimentazione di precisione. Quindi parlerà di macchine, di sistemi automatizzati per l'alimentazione delle bovine da latte.
Ecco, prima di Carlo Visaglia, però la parola spetta al professor Formigoni, che è qui collegato dal suo studio di Ozzano Emilia, provincia di Bologna, e il quale ci parlerà così di alcune importanti, ecco, soluzioni o scelte per rendere equilibrata la razione alimentare delle bovine da latte. Prego, professor Formigoni, mi scuso se ogni tanto la interromperò, ma interromperò poco, disturberò pochissimo. Prego. Bene, grazie dottor Setti dell'invito intanto per la partecipazione a questo webinar. Grazie dell'introduzione e un caro saluto a tutti coloro che sono in collegamento questa mattina. La mia sarà una presentazione in realtà fatta da considerazioni che ritengo abbastanza interessanti o comunque utili ad essere condivise col mondo allevatoriale in questo momento della zootecnia italiana che pone numerosi problemi ai nostri allevatori, problemi che si sono diciamo, manifestati già da qualche mese con l'aumento significativo dei costi delle materie prime. Ricordiamo che circa un anno fa abbiamo cominciato a evidenziare un aumento dei costi, soprattutto dei proteici, particolarmente rilevante, che si è mantenuto e anzi si è incrementato nel corso dei mesi. E accanto a questo aumento dei costi degli alimenti ricchi di proteine, si è poi associato anche un aumento significativo dei costi, degli alimenti a Milace in modo particolare, e quindi ricchi di energia, ma anche di additivi o di componenti della razione che normalmente sono impiegati in determinate filiere produttive. Nel corso poi dell'estate abbiamo ovviamente sofferto, come tutti, e stiamo soffrendo con molte preoccupazioni per i costi dell'energia che impatta in maniera significativa sul costo di produzione del latte. Siamo ad un'incidenza del costo dell'energia rispetto a 12 mesi fa, che a seconda ovviamente del livello produttivo delle aziende, ma impatta per diversi centesimi per ogni litro di latte. Quindi diciamo un momento particolarmente difficile per tutti coloro che si occupano di zootecnia e anche di zootecnia da latte. Vi è poi una ulteriore preoccupazione che credo sia particolarmente importante in taluni allevamenti, in modo particolare, cioè preoccupazione legata all'andamento climatico che abbiamo registrato quest'anno, che ha portato ad una netta contrazione della produzione di foraggi, sia prativi, ma anche di foraggi di base, molto importanti in talune condizioni, relative, soprattutto stiamo parlando della disponibilità, di, insilati di mais o comunque di cereali estivi. Tanto per non farci mancare nulla, quest'anno andiamo anche a registrare una, sempre connesso all'andamento climatico particolarmente sfavorevole, andiamo a registrare una incidenza molto elevata di contaminazioni da micotossine che portano alla necessità di interventi sulle razioni significativi
E quindi, se volessimo così sintetizzare con una parola la situazione nella quale ci troviamo ad operare oggi e ci troveremo ad operare nei prossimi mesi, siamo in tempi difficili e dobbiamo cercare di trovare soluzioni a questi momenti diverse, anche significativamente diverse rispetto a quelle che sono state delle consolidate esperienze e espressioni di razionamenti all'interno della nostra all'interno delle nostre mandrie. Ora mi farebbe piacere condividere le mie slide e proverò a farlo, se ci riesco, chiedo aiuto all'organizzazione eventualmente. Dunque, qui c'è una condivisione, suppongo che sia questo. Vedete il mio schermo? Sì. Secondo me se passa alla slide successiva va avanti. Ecco, alcune preoccupazioni. Siamo? Quindi dicevo, le preoccupazioni che ho già citato e ulteriori rispetto a quelle che ho citato, abbiamo un elemento assolutamente nuovo, a mio giudizio, e cioè che si somma a tutte quelle che ho citato, è la difficoltà di prevedere la possibilità di avere disponibilità degli alimenti che usualmente abbiamo impiegato in allevamento o che siano acquisibili sul mercato. Purtroppo ci sono delle preoccupazioni in ordine proprio alla disponibilità anche degli alimenti. Sarà quindi necessario prevedere soluzioni diverse rispetto a quelle usuali e oggi chiaramente ci rivolgiamo soprattutto alle necessità degli allevamenti che hanno problemi, per esempio, di scorte, produzione di insilati più contenute rispetto a quelle usuali o che hanno la necessità di integrare le razioni con alimenti diversi rispetto ai classici razionamenti basati su mais e soia, per citare i due alimenti a cui siamo tradizionalmente legati. Quindi abbiamo la necessità di sapere come possiamo eventualmente sostituire le tradizionali fonti di foraggi e è utile, assolutamente utile, in una logica di massima efficienza ed economicità dell'allevamento, rivedere quali siano gli elementi su cui si basa l'efficienza di allevamento. Nel dettaglio, poi, un passaggio molto importante è quello di riconsiderare con attenzione quelli che sono i fabbisogni degli animali e da un lato, e dall'altro la conoscenza delle caratteristiche nutrizionali e dietetiche degli alimenti per poter comporre delle razioni che siano capaci di attutire quelle che sono le problematiche di mercato. Alcuni elementi che possono modificare significativamente l'efficienza dell'allevamento. Un aspetto, per esempio, legato alla lunghezza del periodo di asciutta. Noi sappiamo che se riusciamo a contenere il periodo di asciutta ad una lunghezza media e precisa per tutti gli animali, prossima ai 50 giorni rispetto ai 60-70, come spesso avviene, possiamo contare su risparmi significativi da un punto di vista alimentare senza compromettere significativamente la risposta produttiva degli animali. Quindi un primo elemento di riflessione è: stiamo asciugando gli animali in maniera precisa? Li stiamo asciugando esattamente fra i 45 e i 55 giorni rispetto al parto previsto, oppure abbiamo degli spazi di miglioramento all'interno del nostro allevamento? Un primo, diciamo, warning, un primo elemento di riflessione riguarda questo
questo aspetto gestionale è particolarmente importante. Sappiamo altresì che lo spazio di miglioramento della produttività, che è uno degli elementi che trainano l'efficienza e riescono a bilanciare in certa misura l'aumento di costi, è la produttività dei nostri animali. In questa slide vi presento i dati ottenuti dai bollettini dell'AIA e sono rappresentate le migliori performance ottenute in Italia. Vedete che abbiamo una produttività per questi allevamenti assolutamente elevata, valori del 50% superiore rispetto a quelli della media di razza frisona. Vediamo anche che nei nostri allevamenti abbiamo molti animali che si caratterizzano per produzioni particolarmente elevate, addirittura produzioni superiori ai 150-200 quintali di latte. E questo ci deve far riflettere, perché sarà utile ragionare sulla efficienza individuale degli animali che abbiamo all'interno del nostro allevamento. A parità di razione abbiamo animali che producono di più rispetto ad animali che producono di meno. È evidente che gli animali che producono di meno sono quelli che costano di più. E questo ci dà, diciamo, coscienza del fatto che dovremo lavorare da un lato per fare in modo che le condizioni ambientali in cui i nostri animali siano allevati siano tali da far esprimere al meglio le potenzialità genetiche. Dall'altro ci dice che abbiamo la necessità di selezionare gli animali all'interno del nostro allevamento in funzione dell'efficienza produttiva stessa. Ci dice anche però un altro aspetto, e cioè che l'utilizzazione di schemi di alimentazione indifferenziati, che non tengano conto del potenziale produttivo degli animali, della qualità del latte e del rendimento che questi animali hanno, rappresenta una voce di costo molto importante. Questo forse è uno dei passaggi più interessanti che dobbiamo porre in discussione a fronte di una strategia di alimentazione che in moltissime aziende in Italia si è affermato nel corso degli ultimi anni, e cioè di alimentare con una sola razione tutte le bovine in lattazione, con una sola razione tutte le manze, con una sola razione tutte le bovine in asciutta. È un passaggio evidentemente che porta necessariamente a delle complicazioni di ordine gestionale, ma in una logica di maggiore efficienza è chiaro che l'adozione di un'alimentazione più orientata alla precisione d'apporto rispetto ai fabbisogni rappresenta una via per contenere i costi da un lato e per rimanere competitivi. Alcuni parametri per misurare l'efficienza aziendale possono essere introdotti ex novo per aiutarci a comprendere quali siano gli spazi di miglioramento. Entro certi limiti, nuovo approccio è quello di valutare la produzione non tanto e non solo di latte per capo presente in mungitura, ma valutare la produzione di latte comprendendo tutti gli animali presenti in allevamento. Perché è importante avere una valutazione di questo tipo? Perché ci dà questo indice sintetico, ci dà la misura di quanto la nostra mandria sia equilibrata in termini di rapporto fra animali produttivi e animali invece considerabili improduttivi, nel senso che non forniscono latte quotidianamente disponibile alla vendita. Scusi professore, se interrompo. Chi guarda questa tabella si chiede anche che cosa significa l'acronimo SSI.
L'acronimo, scusi? SSI. Sostanza secca ingerita. Sostanza secca ingerita. Ingerita, ancora sì, sì, grazie. SSI sta per sostanza secca ingerita. Quindi sì, sì. L'efficienza alimentare e lattazione si può valutare dal rapporto fra latte venduto ogni giorno e la sostanza secca che viene ingerita dagli animali, mentre invece la produzione capo presente si riferisce alla quantità di latte venduto per anno o per momento prodotto o per fase dell'anno, per semestre o trimestre o mensile, per il numero medio di animali presenti complessivamente in allevamento. Si possono includere anche le vitelle in svezzamento oppure no, ma poco cambia. È chiaro che dobbiamo avere in una logica di precision feeding dati puntuali relativamente alla caratterizzazione degli alimenti in termini di sostanza secca almeno e delle quantità fornite, ma anche delle quantità residue. Spesso sono elementi poco considerati all'interno della razione. Ma il tema di oggi è come possiamo agire sul razionamento. Vedete queste tre ingranaggi che rappresentano l'importanza relativa sia da un punto di vista nutrizionale che dietetico, svolta dai foraggi, dai mangimi e anche dalle integrazioni che spesso sono sottovalutate nella loro importanza e che svolgono viceversa, almeno potenzialmente, importanti ruoli nutrizionali. Io non ho anticipato il fatto che se avete domande, naturalmente sarò lieto di, certo. Di rispondere. Domande, cerchiamo di raccogliere un po' tutte alla fine in modo da evitare interruzioni. Comunque raccogliamo anche le domande. Bene, vi ringrazio. Il primo passaggio che dobbiamo considerare per formulare una corretta razione in allevamento è certamente passa attraverso una corretta caratterizzazione della composizione degli alimenti, a partire prima di tutto da una corretta caratterizzazione nutrizionale e compositiva dei foraggi prodotti in azienda e dei mangimi prodotti in azienda. Ora, noi sappiamo che sono disponibili delle caratterizzazioni nutrizionali incredibilmente più precise rispetto a quelle di cui disponevamo nel passato, e quando noi andiamo a caratterizzare i nostri alimenti, considerate tutte le frazioni, possiamo avere un'idea di come i foraggi aziendali debbano o possono essere integrati con l'acquisizione di alimenti esterni all'azienda, utili per ottenere cosa? Una razione che sia il più possibile equilibrata rispetto ai fabbisogni degli animali. Ora, quali sono le principali componenti che dobbiamo conoscere negli alimenti a nostra disposizione? Innanzitutto il contenuto in acqua e in sostanza secca, questo mi sembra abbastanza scontato e qui nemmeno vengono riportate come promemoria. Poi abbiamo la possibilità di distinguere le frazioni proteiche, molto importanti ad essere considerate. Sappiamo che possiamo individuare la quota di azoto non proteico, in particolare la quota di azoto ammoniacale e anche la definizione della presenza di nitrati che in taluni casi possono creare qualche preoccupazione, ma le analisi oggi disponibili ci consentono anche di definire quali sono le frazioni delle proteine indigeribili, la quota dell'azoto legata alla ADF e le frazioni solubili e le frazioni degradabili o potenzialmente degradabili all'interno del rumine.
non abbiamo purtroppo ancora la capacità analitica o la potenzialità economica per svolgere analisi connesse alla composizione in amminoacidi precisa dei nostri alimenti. Ma sicuramente il frazionamento delle proteine rappresenta una tappa indispensabile. La seconda fotografia che dobbiamo realizzare nel modo più preciso possibile è quella relativa alla definizione delle frazioni glucidiche. E quindi qui parliamo di zuccheri e acidi organici, di amidi, e ovviamente ci riferiamo alle frazioni della fibra. Parliamo subito degli amidi, dicendo che quando noi parliamo di amidi ci interessa l'apporto totale di amidi, ma per un'alimentazione la più precisa e raffinata possibile sarà utile stimare anche la quota di amido che ci aspettiamo sarà degradato del rumine rispetto a quella quota che invece sia escape, bypass il rumine. Oggi è possibile fare questo con analisi che non sono precisissime, ma ci danno un'idea abbastanza utile per definire meglio la composizione finale delle razioni. Sempre relativamente alle fonti amilacee, sarà particolarmente importante a livello pratico operativo valutare anche la granulometria delle fonti amilacee. E credo che sia di comune dominio l'informazione o la conoscenza relativa all'impatto che ha l'uso, per esempio, dei corn cracker nelle macchine che utilizziamo per insilare, per aumentare la digeribilità degli amidi provenienti dagli insilati. Ma non dimentichiamo l'importantissimo effetto che la granulometria dei cereali ha sulla utilizzazione digestiva e sul sito di utilizzazione digestiva degli amidi. Per cui, per esempio, chi ha la possibilità di sottoporre a molitura i propri cereali in azienda dovrà essere molto attento alla funzionalità dei mulini utilizzati e in particolare questa attenzione dovrà essere indirizzata alla manutenzione ed eventualmente alla modifica delle griglie di macinazione. Perché, mi scusi professore, se la granulometria non deve neanche ridursi troppo, cioè il diametro medio, ecco, dei granuli non deve diventare troppo fine. In questo ovviamente ci sono diverse strategie che possono essere utilizzate. Noi sappiamo che tanto più è fine la granulometria, tanto più rapida ci aspettiamo sia la degradabilità ruminale, ma sappiamo anche che tanto più è fine la granulometria, tanto più elevata è la digeribilità intestinale. E quindi qui dobbiamo trovare un compromesso in funzione della tipologia di razioni che usiamo e degli amidi che usiamo. In genere, utilizzando mais, soprattutto se vitreo o sorgo, altro cereale diciamo che possiamo considerare con molta attenzione in anni come questo, la granulometria, questo è il mio parere, dovrà essere particolarmente fine. Meno fine potrà essere la granulometria di cereali diversi, come ad esempio il grano, il frumento o l'orzo. Ma in genere diciamo che se vogliamo aumentare complessivamente l'utilizzazione digestiva lungo l'intero tratto digestivo, più fine è la granulometria, maggiore è certamente la utilizzabilità di questa fonte. E con i costi che oggi hanno gli amidi, certamente è un aspetto da considerare. Credo di avere portato una tabella a questo proposito che ci dà, scusate se vado avanti velocemente, ma sono dati che ci vengono da NRC.
purtroppo mi è sfuggita, dove abbiamo un confronto della digeribilità complessiva rispetto alla granulometria degli amidi. Un aspetto poi particolare riguarda la caratterizzazione delle fibre. Non so se è sufficiente come Sì, risposta. Tanto perfetto. Un attimo, la interrompo per due darvi secondi. un'idea, un mais macinato finemente ha una digeribilità complessiva nel digerente che supera il 95%, con una granulometria invece medio-fine siamo attorno all'88-89%, quindi abbiamo una differenza del 5-6% complessivamente, che tradotto in termini pratico-operativi su una razione da 7 kg, 8 kg di mais, significa avere un 350-400 grammi di amido utilizzato oppure no, insomma, tanto per essere chiari. Perfetto. Mi dicono i colleghi che diversi spettatori, chiamiamoli così, diversi utenti si sono collegati con qualche minuto di ritardo, per cui interrompo un attimo il professor Formigoni per ricordare che sono solo due gli esperti che partecipano a questo webinar, ossia lo stesso professor Formigoni che si sta occupando ormai, si sta occupando di questioni nutrizionali legati all'alimentazione delle bovine da latte, e seguirà l'intervento di un altro esperto, del secondo esperto, Carlo Visaglia, ricercatore del CREA di Treviglio, che invece si occuperà di tecnologia, di automazione nella gestione dell'alimentazione, sempre alimentazione delle bovine da latte. Ecco, per cui adesso lasciamo completare questo primo parte dell'intervento del professor Formigoni, poi daremo la parola al dottor Bisaglia del CREA di Treviglio, poi ancora Formigoni, poi ancora Bisaglia. Alla fine ci sarà spazio per gli interventi del pubblico e per le ore 13 il nostro incontro sarà finito. Per cui adesso torno, mi scusi professore per averla interrotta, torno a dare la parola al professor Formigoni per un altro 10 minuti circa, e poi parlerà il dottor Bisaglia. Prego, professore. Sì, per continuare nella importanza della caratterizzazione e della composizione degli alimenti, non possiamo ovviamente dimenticare il ruolo della caratterizzazione delle fibre, fibre che si distinguono in diverse frazioni, e fra queste frazioni ricordiamo in modo particolare la quota di fibra indegradabile, che oggi chiamiamo UNDF, che si ottiene attraverso analisi ormai molto consolidate, e delle fibre potenzialmente degradabili all'interno del rumine. Le fibre potenzialmente degradabili all'interno del rumine sono poi, è possibile che possano essere caratterizzate anche per valutare la velocità con cui ci aspettiamo siano degradate nel rumine attraverso ulteriori determinazioni. Ora, dobbiamo, ma lo sappiamo tutti, insomma, coloro che si occupano di alimentazione delle bovine da latte, riconoscere che il primo elemento sul quale dobbiamo concentrare la nostra attenzione per il razionamento delle bovine è proprio rappresentato dalla fibra. Fibra che svolge un ruolo nutrizionale nel nutrire i batteri del rumine, soprattutto quelli cellulosolitici, nel condizionare anche però la motilità del rumine, la masticazione, e in questo caso parliamo di fibra fisicamente efficace, strettamente collegata anche alla quantità di UNDF. E sappiamo che noi possiamo sostituire abbastanza agevolmente, in certa misura, le fonti di energia, ma è proprio complicato riuscire a combinare una buona razione se non abbiamo a disposizione le fibre che ci servono. Possiamo però in qualche misura avere degli effetti sostitutivi. Anticipo qui, in quest'anno in cui, per esempio, abbiamo scarsità di foraggi, una buona combinazione a cui pensare è la possibilità di utilizzare anche le paglie come fonti di
fibra dieteticamente efficace, cui sposare fonti di fibra magari provenienti da coprodotti o da sottoprodotti conosciuti nella nostra realtà, polpe di bietola, coscami, buccette di soia, eccetera, per ricostituire in qualche misura quella che è la funzione di foraggi che magari non sono presenti in azienda o sono presenti in maniera più limitata. Velocemente, fra le altre considerazioni relative alla caratterizzazione, le frazioni lipidiche, molto importanti, soprattutto quando parliamo di rapporto fra nutrizione lipidica e qualità del latte, e anche delle ceneri, e in particolare della composizione in minerale dei foraggi. Questo aspetto è particolarmente importante per avere un'alimentazione di precisione sia durante la lattazione, ma anche nella fase di transizione, in particolare nell'ultima fase che precede il parto e nelle prime settimane successive al parto. Ora, al di là della composizione degli alimenti che dovremmo conoscere nel modo più preciso possibile, c'è una domanda qui che mi viene, dice: ma come facciamo a gestire la variabilità della composizione dei foraggi? Una domanda veramente molto importante, molto corretta. La gestione della variabilità si può gestire sostanzialmente in due modi, praticamente, nell'immediato, e cioè cercando di segmentare i foraggi in rapporto a una qualità percepibile sensorialmente, che poi questa qualità dovrà essere certificata da un punto di vista analitico. E naturalmente l'obiettivo qual è? Quello di utilizzare i prodotti di migliore qualità sugli animali più esigenti, riservando a quello meno esigenti le risorse meno nobili, diciamo così. La seconda prospettiva possibile è quella di miscelare in rapporti dovuti alle quantità presenti i diversi alimenti. Personalmente ritengo che questa seconda strategia sia meno consigliabile rispetto alla precedente, in quanto la miscela non garantisce di ottenere i migliori risultati sulle bovine, soprattutto quelle da cui ci aspettiamo un elevate performance produttive. E infine la questione ci pone l'esigenza, soprattutto per le campagne a venire, di avere una maggiore attenzione alla fase agronomica, soprattutto legata alla raccolta dei foraggi e allo stoccaggio degli stessi. Professore, mi scuso, anche per rendere un po' varia, ecco, il nostro incontro un po' movimentato, un po' vario, se lei è d'accordo, io proverei a dare la parola anche al dottor Bisaglia, per poi tornare da lei per completare il suo discorso. Benissimo. Però lei resti in impostazione, per piacere. E vediamo se il dottor Carlo Bisaglia è collegato. Chiedo ai colleghi, regista. Ecco. Buongiorno, dottor Carlo Bisaglia. Buongiorno. Ricercatore del CREA di Treviglio, dirigente tecnologo per la precisione. Quali sono gli ultimi sistemi tecnologici, automazione non solo, che si sono resi disponibili per rendere più efficace l'alimentazione delle bovine da latte? Sì, allora, grazie innanzitutto per avermi invitato e anche per questa tematica importante di cui io mi occupo, però diciamo sotto l'aspetto meccanico, quindi io non sono uno zootecnico, non sono un veterinario, sono fondamentalmente un meccanico, cioè mi occupo di come far arrivare in mangiatoia le razioni di cui il professor Formigoni prima ha parlato. Dottor Bisaglia, mi scusi se interrompo, potrebbe
mettere la seconda diapositiva, perché ecco, così vediamo un po' lo schema del suo intervento. Prego. Sì, allora io ho cercato di focalizzare queste poche diapositive sui temi di carattere meccanico, ovviamente, e ho cercato anche di non ripetere quello che è stato detto l'anno scorso nel primo webinar dedicato a questo tema. E quindi, diciamo, ho cercato alcune questioni a mio avviso interessanti, in particolare la gestione della mangiatoia. Interesserà così. Andare a indagare un pochino, come anche ovviamente gli aspetti tecnologici. E anch'io ho fatto le stesse riflessioni del professor Formigoni, cioè mi sono provato a chiedere, ma come tutti ovviamente, che cosa è successo quest'anno rispetto all'anno scorso? Veramente sono successe tantissime cose. Il costo dell'alimentazione, che comunque ha un'incidenza elevata, è incrementato in quest'anno, secondo un'indagine che ha pubblicato il CREA recentemente. Quindi possiamo stimare mediamente, tra tutti i fattori della produzione, un più 11%, che è veramente tanto. Dentro qui c'è l'energia, i mangimi, alcune cose che sono state appunto anche anticipate già dal professor Formigoni. Alcune colture tradizionali sono in crisi, ad esempio l'Italia, che era, diciamo, autosufficiente nella produzione del mais, adesso ne importa quasi il 50%. È un dato abbastanza strano per quelli come me che sono un po' anziani, no? Abituati alla grandissima produzione di mais. C'è l'emergenza climatica, in particolare noi abbiamo toccato con mano, soprattutto chi ha l'irrigazione per scorrimento, quindi non si è attrezzato con nuove infrastrutture, ma dovrà farlo. Problemi veramente importantissimi, non solo su mais, ma sui prati. E poi l'aumento delle dimensioni degli allevamenti, sempre guardando dal mio punto di vista di meccanico, no? Aumentando le dimensioni degli allevamenti aumenta moltissimo anche il materiale da movimentare, quindi il consumo di energia, i possibili sprechi, la necessità di persone che sappiano quello che fanno, perché sono movimentazioni importanti, no? Per prelevare gli ingredienti, inserirli nel carro miscelatore e distribuirli. E poi ovviamente anche la difficoltà a reperire personale specializzato. Sottolineo questo termine perché io parlerò un po' di alcuni aspetti tecnologici. È ovvio che oggi, diciamo, anche il personale che opera all'interno degli allevamenti, insomma, gestisce della tecnologia di cui deve imparare a diventare familiare, oltre che, diciamo, avere la capacità di interagire con gli animali, ma anche auspicabilmente con la tecnologia. Quindi, diciamo, bisogna cercare, questa è una possibile soluzione, no, su cui riflettere. Dobbiamo cercare di transitare verso ruoli più manageriali. Anche il professore lo diceva, non è più pensabile di ridurre solo i costi, di andare a limare sui costi quando invece tutti ci chiedono di produrre secondo criteri di qualità, il benessere, moltissimi costi aggiuntivi, non possiamo limarli, dobbiamo necessariamente aumentare l'efficienza del sistema. Quindi ecco che qui il ruolo delle macchine, della tecnologia può fornire degli aiuti. Innanzitutto può fornire dati, cioè oggi con l'utilizzo dell'elettronica un motore di un qualsiasi mezzo fornisce una quantità di dati inimmaginabile qualche anno fa che possono essere utilizzati. Quindi i dati aziendali ci sono, adesso parlavo di un motore, ma un robot di mungitura, un robot per la distribuzione degli alimenti, un carro miscelatore, producono dati. I dati sono utili? Sì, sono utili perché una recentissima ricerca ha dimostrato come, utilizzando le informazioni a disposizione, si possono aumentare le produzioni e ridurre gli sprechi. Chi, diciamo, si allena, sa benissimo che è inutile fare una sessione di allenamento se non si misura quello che si è fatto, se non so
quanti chilometri ho corso, come era il mio battito cardiaco, perché non saprò mai se sto migliorando o peggiorando. Ecco, la stessa cosa la possiamo trasferire nella gestione dell'allevamento. I dati oggi vengono prodotti in grandissima quantità. Bisogna ovviamente porsi degli obiettivi misurabili. Gli obiettivi misurabili, adesso ne abbiamo, ne ho elencati pochissimi, però anche per riagganciarmi a quanto diceva il professore prima, aumentare l'efficienza degli alimenti, beh, è ovvio che gli alimenti autoprodotti sono in pratica nelle nostre mani, quindi la qualità degli ingredienti che produciamo è estremamente importante ed è nelle nostre mani. Gli errori operativi, gli errori compiuti dall'operatore, ne vedremo alcuni nel corso della mia chiacchierata, ma già qualcuno diversi anni fa aveva valutato che il 40% della variabilità nelle razioni UniFeed è imputabile a errori dell'operatore, involontari molte volte, però se non li teniamo sotto controllo, ci portano a quella inefficienza che forse oggi non possiamo più permetterci. E lo stesso anche ridurre la perdita di nutrienti nell'ambiente, cioè l'azoto, il fosforo che dobbiamo distribuire sotto forma di refluo, beh, sicuramente è un elemento nutrizionale che avremmo dovuto probabilmente bilanciare meglio nel momento in cui era un alimento. Quando diventa un refluo, ormai è troppo tardi, viene sprecato nell'ambiente con anche oggi tutta quell'attenzione, spesso non giustificata, ma a volte sì, legata al possibile ruolo di inquinatore dell'agricoltura, in particolare della zootecnia. E poi gestire le macchine osservando i comportamenti degli animali. C'è una definizione che mi piace moltissimo, che è quella di alimentazione dinamica, perché è la possibilità di regolare le modalità distributive a seconda, ad esempio, delle stagioni. Sappiamo che gli animali, ad esempio, in estate hanno una diminuzione dell'ingestione, quindi diciamo, i sistemi automatici di cui parleremo fra un attimo potrebbero essere una possibile scelta, una soluzione alternativa per gestire meglio appunto anche i comportamenti variabili degli animali. Quindi il ruolo dell'operatore che ho messo tra gli aspetti che in qualche modo, come dire, è una possibile leva sulla quale recuperare un po' di efficienza. Ecco, qui riporto dei dati un po' vecchiotti, ma solo per farvi vedere a volte quali sono le cause veramente banali di inefficienza. Questo ricercatore è andato a vedere negli Stati Uniti, un certo numero di allevamenti nel nord degli Stati Uniti, molto diffuso è l'allevamento, di vacche da latte, e ha, provato a vedere la percentuale di questi allevamenti in cui la miscelata, quindi la miscela UniFeed, fosse uniforme e conforme a quanto prescritto dall'alimentarista. Quindi diciamo che in questa indagine il 30%, questa prima barra verde, è quella diciamo perfetta. Quindi un 30% di aziende realizza quello che deve realizzare. Ma diciamo è solo il 30%. Moltissimi altri hanno delle difformità per, come dire, errori banali, ad esempio l'usura dei componenti, coltelli, le pareti del carro miscelatore, il tempo di miscelazione. Quindi sono tutte questioni, il sovraccarico, sono tutte questioni che volendo possiamo controllare. E sono, diciamo, aspetti manageriali che potrebbero forse recuperare un po' di efficienza nel momento in cui noi realizziamo quello che l'alimentarista ha progettato. Perché il Scusi, problema. dottor Bisaglia, solo per comprendere questo grafico. Ecco, usura componenti, 25% delle aziende, È e cosa fa? risultata,
è risultata in questa indagine, perché la somma ovviamente è più di 100, perché qualcuno ha più di un, come posso dire, di un problema, no? Quindi nel quasi il 25% delle aziende è stato Si è visto come, riscontrato il problema dell'usura componente. esatto, i componenti erano usurati, tipicamente i coltelli, no? Le lame che trinciano i foraggi, per cui diciamo, la realizzazione della miscela finale, che si realizza sempre meglio quando gli alimenti hanno delle dimensioni vicine tra di loro. Ecco, ma se io non riesco a trinciarli, se io ho dei frammenti lunghi 40 centimetri mescolati insieme a dei pellet, ecco che faccio molta fatica. E questo lo posso attribuire, ad esempio, all'usura dei componenti, ma anche il rispetto del tempo di miscelazione. Quasi un 15% di aziende hanno dichiarato di non rispettare un tempo di miscelazione, ma di guardare a vista e di comportarsi in maniera, come dire, molto soggettiva. E quindi queste percentuali, secondo i risultati di questo ricercatore, sono degli aspetti gestionali, si riferiscono a degli aspetti gestionali che in qualche modo compromettono l'uniformità della razione. È vero, Bene. come si diceva prima, scusami, Giorgio. No, dicevo sì, abbiamo visto, direi se possiamo andare avanti perché c'è anche, dobbiamo tenere presente il problema Certo, anche del tempo a nostra disposizione. allora, questo è, diciamo così, molto sinteticamente il ruolo dell'operatore, ma la tecnologia può in qualche modo aiutarci? Beh, allora, qui nel tema telemetria, io vorrei fare una riflessione che è questa. La bilancia elettronica, che oggi noi diamo per scontata, in realtà, per chi ha più di 60 anni come me, si ricorderà bene che era un optional, cioè nei primi carri miscelatori la bilancia era, per motivi di costo, un optional. Oggi ovviamente non lo è più, però oggi, diciamo, esistono dei sistemi digitali, addirittura offerti con degli incentivi, proprio perché possono avere un ruolo molto importante per migliorare l'efficienza dei carri, e io mi riferisco in questo caso alla telemetria, cioè alla possibilità di verificare, di controllare quotidianamente quello che viene distribuito e confrontarlo con quello che era stato progettato. Faccio un esempio praticissimo. Abbiamo notato qualche anno fa, in un'esperienza durata un anno presso molte aziende, che l'operatore tende inconsapevolmente a sovraccaricare il carro miscelatore, un 8% su base annua in media. Quindi vuol dire che io do un 8% in più di ingredienti. Perché? Perché c'è ad esempio un'inerzia tra il prodotto che sto caricando e l'avvisatore acustico della bilancia che mi dice: guarda che hai raggiunto il peso. Sì, va bene, ok, però lasciami finire di scaricare il desilatore. Ecco, tutta la somma di questi atti quotidiani, ad esempio abbiamo visto anche il difficile porzionamento di alcuni ingredienti. Se una rotoballa pesa 350 kg e a me ne servono 200 per la razione, ecco che è difficile, diciamo così, a occhio, porzionare una rotoballa E magari. quindi, dottor Bisaglia, grazie alla telemetria, Quindi la questo telemetria problema, ci può tenere questo. sotto controllo quello che stiamo distribuendo e regolare ovviamente in maniera opportuna, istruendo l'operatore a recuperare questo 8%. Ci sono moltissime soluzioni, no? Adesso qui solo alcuni esempi. Per tenere sotto controllo, io posso inserire all'interno della rete aziendale, questo è il significato di questo simbolino che indica il Wi-Fi, all'interno della rete aziendale posso inserire diversi ripetitori, quindi ho lo schermo sul carro miscelatore, ho lo schermo sul trattore che esegue il carico, quindi riesco a tenere sotto controllo quello che sto facendo. Invio al centro aziendale la razione odierna, la confronto con quello che avrei dovuto distribuire e questo mi serve eventualmente a fare delle azioni correttive nei giorni successivi. Altri esempi sono, ad esempio, quelli di inserire anche nelle macchine per la zootecnia
i monitor collegati con sistemi standard, ad esempio ai carri miscelatori trainati, in modo da avere pochi monitor diversi all'interno della cabina, di averne uno che però mi consente con estrema precisione di regolare e di registrare quello che sto facendo. Quindi in questo voglio dire, la telemetria è uno strumento importante, mi fornisce dati e io li utilizzo per gestire, ad esempio, il sovraccarico. Ecco, posso andare avanti, Giorgio? Certo, Che... certo. Sì. Ecco. Più andiamo avanti velocemente, Ok. più contenuti riusciamo a offrire a chi ci guarda. Quindi passiamo pure alla Ecco, slide successiva. questa era la questione legata alla tecnologia, ma anche nella gestione della mangiatoia. Ecco, la gestione della mangiatoia è una questione a volte trascurata, perché uno pensa, vabbè, io realizzo il mio carro miscelatore, diciamo, lo... rovescio in mangiatoia, lì la cosa è finita. Però qui ho messo un paio di diapositive, diciamo così, due situazioni opposte, no? In una c'è l'unifeed da poco distribuito, dove già però notiamo la tipica selezione che gli animali hanno fatto, nell'altra notiamo l'effetto scaffale vuoto del supermercato. Ecco, ho messo questo termine perché secondo una ricerca americana, se uno va in un supermercato e trova lo scaffale vuoto, nell'8% dei casi va da un'altra parte. Ecco, gli animali non lo possono fare, ma ovviamente la gestione della quantità è fondamentale. E, normalmente, storicamente, ci si basava sulla quantità di residuo che, diciamo, nelle prime introduzioni dell'Unifeed doveva essere il 5%, oggi chiaramente meglio se riduciamo questa quantità, ma in realtà è molto variabile. E ci sono anche qui infiniti errori umani, no? Ad esempio una distribuzione poco uniforme lungo la mangiatoia. L'operatore distribuisce come gli può capitare, ma diciamo non sempre l'uniformità della distribuzione, che ovviamente non è legata al carro, ma a come esso viene utilizzato. La razione spinta dagli animali, le quantità che possono variare e che non sono monitorate frequentemente, insomma, la stagionalità, ovviamente. Ci sono tanti aspetti legati a questa questione che possono portare a una bassa efficienza alimentare. E anche qui. Dottor Bisaglia, se posso, le chiederei soltanto un contributo per poi tornare a dare la parola al professor Formigoni. Ecco, Ok. per esempio, la tecnologia ha offerto diverse soluzioni relative agli spingi foraggi. Ecco, Sì, esattamente. può Eccoli fare qua. qualche esempio e poi dopo torniamo a dare la parola al professor Sì. Formigoni. Beh, lo spingiforaggio è una tecnologia semplicissima, ma a mio avviso, non so come dire, cioè è quasi indispensabile. Noi stiamo facendo un progetto in cui abbiamo inserito alcuni di questi sistemi nelle stalle. Quando abbiamo chiesto agli allevatori di ridurre, ad esempio, la frequenza di avvicinamento per fare dei confronti, beh, insomma, diciamo, molti si sono opposti. Quindi la tecnologia ci aiuta perché, diciamo, questa operazione che noi, diciamo così, con il personale potremmo fare 3 volte al giorno, 4 volte, sicuramente mai di notte, con questi sistemi possiamo aumentare moltissimo la frequenza di riavvicinamento, lo possiamo fare anche di notte, e questo, diciamo, questo fatto ha fatto registrare un incremento dell'ingestione alimentare da parte degli animali, un po' perché sono curiosi, un po' perché evidentemente si riavvicina alla razione in mangiatoia, un po' perché sperano che ci sia qualcosa di nuovo che venga distribuito, ma di fatto, diciamo così, c'è un incremento nelle visite in mangiatoia. Ecco, E quindi questo abbiamo è. più un coraggio sia semoventi sia guidati. Sì, beh, semoventi sono quelli più diffusi da noi, quindi i semoventi hanno un loro percorso che viene, diciamo, stabilito con dei sensori generalmente annegati nel cemento e seguono un percorso prestabilito. Quelli guidati, invece, diciamo, sono guidati da un binario che può essere, ad esempio, sopra la rastrelliera oppure può essere in mezzo alla corsia di foraggiamento, che in qualche modo rende, diciamo così, più semplice
la tecnologia di questi spingiforaggio perché non hanno dei sistemi di navigazione, però ovviamente sono più rigidi perché sono strettamente vincolati ad una determinata struttura degli edifici aziendali, ecco. Nelle stalle italiane però gli spingiferaggi guidati se ne vedono pochi. Sì, sono molto pochi perché da noi, beh, io diciamo, ho voluto dare un panorama No, generale. giustamente. Magari nei Assolutamente. prossimi mesi si impongono, chi lo sa. No, no, però generalmente quando ci sono molti costruttori che offrono tecnologia, ad esempio qui abbiamo contato una quarantina di modelli in tutto il mondo, che sono molti ovviamente. Ecco, quando c'è una situazione di mercato come questa, è evidente che dietro c'è interesse. Ecco, poi indipendentemente da quale sarà la soluzione che si affermerà da noi, i costruttori hanno capito che questo è uno strumento, come dire, quasi indispensabile. E in Italia si sta cominciando ad apprezzarne i risultati. Molto bene. Allora, mi scusi, dottor Bisaglia, se interrompo momentaneamente la sua trattazione per tornare a dare la parola al professor Formigoni, ossia per ritornare dagli aspetti tecnologici di automazione, eccetera, ad aspetti più precisamente nutrizionali. Ecco, professor Formigoni, io l'ho interrotta prima, mi scuso, ma lo facciamo anche per mantenere attivo e sveglio l'uditorio. Eravamo esatto rimasti alla necessità di parlare dei fabbisogni alimentari delle bovine. Sì, intanto complimenti al dottor Bisaglia per aver sottolineato questi aspetti operativi e pratici che spesso portano lontano le relazioni teoriche rispetto a quelle che sono poi realizzate in allevamento e credo che questi aspetti sottolineati abbiano un'importanza fondamentale in una logica di alimentazione di precisione, di nutrizione di precisione e anche di risparmio economico. Quando parliamo di fabbisogni, tornando al punto messo in evidenza dal dottor Setti, dobbiamo innanzitutto riferirci al fabbisogno di sostanza secca o alla possibilità che noi abbiamo di indurre una elevata ingestione di sostanza secca negli animali più produttivi, mentre abbiamo anche la possibilità di controllare la quantità di alimenti forniti, per esempio alle manze, e c'è una tecnica che non è molto diffusa in Italia, ma che è frutto di ricerche condotte negli Stati Uniti, dove si è visto che si possono ottenere dei risparmi significativi nell'allevamento delle manze anche riducendo la quantità di alimento disponibile nell'arco della giornata, modificando opportunamente le diete. Ora, concentriamoci su quelli che sono i fattori che modificano la quantità di sostanza secca assunta dagli animali. Presupponendo che gli alimenti siano salubri, quindi che non contengano elementi che ostano alla ingestione e all'appetibilità degli animali, non c'è alcun dubbio che laddove abbiamo la indisponibilità di foraggi, soprattutto di elevato profilo qualitativo, la trinciatura tendenzialmente fine del carro che offriamo, della razione che offriamo agli animali, aumenta l'ingestione in maniera significativa, fino a un 10-12% a parità di apporto di fibre. Questa tecnologia, cioè la trinciatura fine della dieta, ha delle conseguenze. La prima è quella di aumentare l'ingestione, come dicevamo, e questa caratteristica è particolarmente importante per massimizzare l'ingestione nella fase di preparto e di immediato dopoparto, soprattutto. Il secondo elemento che però deve essere preso in considerazione è il rapporto fra granulometria della dieta e quindi
maggiore o inferiore dimensione dei foraggi relativamente all'induzione sui tempi di masticazione. Tempi di masticazione che vogliamo siano mantenuti oltre i 450-500 minuti, sto parlando della masticazione in fase mericica e che in molti allevamenti può essere misurata direttamente attraverso i cosiddetti ruminometri, vi è un rapporto molto molto evidente fra dimensione delle particelle alimentari e attività masticatoria. Dobbiamo anche tenere presente che una corretta trinciatura dei foraggi, in modo particolare tendenzialmente fine, ci garantisce maggiormente sul evitare che gli animali abbiano una capacità di cernita in greppia, che prima è stato ricordato essere uno degli elementi che, come dire, alterano la costanza di razione degli animali. Poi ovviamente quando ci predisponiamo a costruire una razione abbiamo sempre l'obiettivo di soddisfare i fabbisogni in energia, in proteine e in particolare in amminoacidi disponibili all'animale, e ovviamente per ottenere una buona disponibilità di energia e di proteine metabolizzabili e di amminoacidi siamo alquanto interessati al comparto ruminale. Prima si è parlato di alimentazione dinamica, in realtà i sistemi di razionamento cosiddetti dinamici ci offrono l'opportunità, conoscendo bene gli alimenti a disposizione, di equilibrare le razioni in maniera più precisa e più corrispondente ai fabbisogni delle varie popolazioni ruminali e dell'animale nell'insieme rispetto a quanto non avveniva nel passato. Anche l'ultima versione dei fabbisogni che possiamo ritrovare nell'ultima pubblicazione NRC, il NASEM del 2021, c'è questo approccio alla diversa valutazione dell'energia e delle proteine fornite dagli alimenti in funzione della buona o meno buona funzionalità del rumine. E qui c'è un aspetto importante, che è proprio quello dell'aspetto dietetico legato alla razione. Ed entrano in gioco assolutamente a pieno titolo tutte le componenti ricordate dal dottor Bisaglia, quindi la lunghezza delle fibre, in particolare i tempi di miscelazione, l'usura dei coltelli, la disponibilità di cibo e quant'altro. Ora, questa tabella è ovviamente non leggibile o non è nostra intenzione commentarla nel dettaglio, ma ci rappresenta quelle che sono le ultime linee guida proprio pubblicate in NASEM 2021. Disponibili questi dati dallo scorso dicembre, quindi hanno pochi mesi, e vorrei sottolineare solo all'interno di questa tabella come vi siano dei fabbisogni che sono stati definiti, vedete, per numerose categorie produttive, sia nell'ambito delle vitelli e delle manze, sia nell'ambito delle bovine in asciutta. In modo particolare distinguendo per le bovine in asciutta la prima fase di asciutta rispetto a quella più prossima al parto, e poi una diversa indicazione di fabbisogni, diciamo, cui tendere, per le bovine che sono nella prima lattazione rispetto a quelle successive, quelle delle lattazioni successive. E nell'ambito di queste, in funzione ovviamente della produzione complessiva di latte, ma anche della qualità del latte. Ora, un dato che dobbiamo tenere assolutamente presente in termini anche di economicità della razione: la qualità del latte, intesa in termini di quantità di grasso e di proteina,
impatta in maniera significativa sulle necessità di apportare energia, aminoacidi, proteine sugli animali. E il consiglio, in modo particolare nella seconda fase della lattazione o nella fase centrale della lattazione, è quello di essere molto molto attenti alla valutazione degli equilibri energetici e amminoacidici in funzione del tipo di latte che vogliamo produrre. E se la qualità del latte ci viene adeguatamente remunerata, abbiamo tutta la convenienza a equilibrare la razione per ottenere titoli più elevati. Laddove invece la qualità del latte sia non oggetto di adeguata valorizzazione, è chiaro che la struttura della razione può essere effettuata in maniera diversa. Questo è un aspetto. Quindi, nel secondo caso, sulla quantità più che sulla qualità del latte. Nel secondo caso, se la quantità è diciamo preminente come elemento di prezzo, di introito dell'azienda, è chiaro che dovremo sfumare o potremo sfumare quelle che sono i costi legati alla produzione di un latte di qualità, perché produrre un latte di qualità alla fine ha un costo importante e naturalmente anche la scelta delle materie prime che possiamo includere all'interno delle razioni può cambiare significativamente. Ecco, le posso chiedere, professore, qualche esempio? Facciamo un esempio, facciamo alcuni esempi, grazie Giorgio della sollecitazione. Ad esempio, noi sappiamo che se vogliamo innalzare la quantità di grasso prodotto nel latte, al di là della necessità di apportare fibre, al di là della necessità di ridurre l'apporto in acidi grassi insaturi all'interno della razione, possiamo per esempio grassare la dieta con alcuni tipi di frazioni lipidiche che certamente determinano un risultato positivo. Ma bisogna essere molto attenti a valutare qual è l'output in termini economico e l'input in termini di pagamento del prezzo del latte. Ci sono molti caseifici che danno un premio legato alla quantità di caseina, un premio qualità. Nel caso della caseina, altro esempio assolutamente calzante, noi sappiamo oggi per certo che la produzione di caseina possibile, ovviamente solo se la base genetica degli animali è adeguata, è massimizzata quando riusciamo ad ottimizzare l'apporto in amminoacidi. E esistono amminoacidi di sintesi che vengono utilizzati, la metionina è molto conosciuta, ma anche la lisina, altri amminoacidi oggi disponibili sul mercato, che contribuiscono in maniera significativa a mantenere o innalzare il titolo di caseina nel latte. È evidente che questi prodotti assolutamente efficaci, se utilizzati correttamente, hanno un costo marginale che non è a volte indifferente, per cui se il caseificio corrisponde buoni premi, ha assolutamente senso il loro impiego, viceversa deve essere modulato con più attenzione, d'accordo? Okay, scusi, questa è un po' interrompo sempre. La sintesi, insomma, ecco, tanto, certo. Tanto per essere io chiaro. Sono un allevatore e la latteria che mi acquista il latte non mi dà nessun particolare premio qualità e quindi mi conviene, come lei diceva prima, mi conviene puntare più che altro sulla quantità di latte. E quindi come adeguare la razione a questo ulteriore obiettivo, la quantità? Beh, generalmente la produzione di latte si può massimizzare alimentando nel miglior modo possibile soprattutto le bovine nella prima fase della lattazione, quando ovviamente la spinta produttiva è elevata, e in questo caso il primo driver, il primo fattore trainante è l'equilibrio in carboidrati della razione, d'accordo? Equilibrio in carboidrati che significa di fatto equilibrare tutti gli apporti delle frazioni glucidiche in termini di
apporto di zuccheri in termini di amidi degradabili, soprattutto questo è un aspetto importante, e di fibre degradabili e dieteticamente efficaci. Se ritenete, posso andare a mostrarvi quelle che sono le linee guida oggi del razionamento che sono condivise per il razionamento delle bovine in lattazione. Vedete che teniamo in considerazione molte frazioni che una volta venivano considerate in maniera meno importante, e vedete soprattutto per i lucini abbiamo un fabbisogno minimo di fibra considerata come NDF corretta per il contenuto di ceneri, che è del 28-30%, con un fabbisogno minimo di fibra efficace del 17-18%, e questa fibra poi dovrà essere anche considerata in termini di fibra indegradabile a due diversi tempi di fermentazione, a 240 ore, a 30 ore, e per ottenere il dato della fibra potenzialmente degradabile. Scusi professore, queste linee guida le ha proposte sempre in NASEM oppure sono in elaborazione? No, queste linee guida in parte sono di NASEM, in parte sono le linee guida che emergono dai gruppi di ricerca collegati, diciamo, alla scuola di Cornell, cui anche noi facciamo riferimento, e anche sono le nostre linee guida derivanti dalle ricerche svolte. Mentre invece, ecco, mi preme sottolineare il fatto che naturalmente questi elementi, queste linee guida, questi riferimenti possono essere raggiunti utilizzando quantità di foraggi particolarmente elevati nelle razioni, 55-60%, laddove i foraggi siano disponibili di ottima qualità, ma possono essere raggiunti anche utilizzando quantità di foraggi di poco superiore al 30%. In quel caso dovremo ricostituire le quote di fibra attraverso l'uso di alimenti che sono in genere sottoprodotti ricchi di fibre di diversa composizione e tipologia. Ripeto ancora, polpe di bietola, cruscami, buccette di soia, cotone e quant'altro si può immaginare, insomma. Benissimo, professore, sono le mezzogiorno e 20, la tornerei a interrompere un'altra volta per tornare a parlare di tecnologia con il dottor Bisaglia. Lei però resti con noi. Mi lasci solo un minuto, Giorgio, per Sì, certo. completare questi aspetti, ma proprio 2 minuti perché sono di particolare importanza. Quando parliamo di amidi, e qui prendiamo spunto anche dalle considerazioni che vengono esplicitate in NASEM, l'idea è che l'amido possa costituire una componente molto variabile delle razioni. Diciamo che una forbice. Accettabile può essere dal 19 al 28, a volte anche 30% di amido della razione. Dobbiamo però distinguere due aspetti: l'amido degradabile. Oggi stimiamo che oltre il 20% di amido degradabile sia rischioso andare, mentre come amido totale, NASEM ci dice che oltre il 26% di amido della razione abbiamo una depressione dell'utilizzazione della fibra, che non è irrilevante. Quindi attenzione, perché troppo amido può essere nocivo per la funzionalità del rumine. Infine, un aspetto molto importante è legato all'uso appropriato di zuccheri che possono essere presenti nella razione perché composti dei foraggi, ma possono o debbono essere aggiunti per ottenere un profilo ottimale, e infine delle fibre solubili. E con questo le cedo volentieri la parola. Resti però con noi. Allora, torniamo dal dottor Carlo Bisaglia del CREA di Treviglio, al quale chiediamo, col quale stiamo discutendo di tecnologia, ecco, per l'alimentazione delle bovine da latte, se
il razionamento Unifeed può essere sostenuto, agevolato, perfezionato, razionalizzato dall'impiego di particolari sensori. Sì, 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 sicuramente sì. E anzi, mi vorrei agganciare proprio al concetto di variabilità che ha espresso il professor Formigoni, no? Riferendosi all'amido, però diciamo la variabilità è su moltissimi altri parametri, soprattutto nei prodotti autoprodotti, nei foraggi autoprodotti, mais, prati, quindi c'è una grandissima variabilità di questi ingredienti della razione. E mi sembra che ci fosse anche una domanda che veniva dal pubblico legata proprio a come, diciamo, gestire questa variabilità. Alcune soluzioni sono state già anticipate dal professore, però ce ne sono altre. Ad esempio, molto importante è quella di fare dei lotti omogenei nei propri prodotti, quindi, diciamo, stoccare in azienda degli ingredienti di cui si sa, ad esempio il taglio, sa il primo, il secondo e così via. Però noi sappiamo benissimo, chi mastica un po' di agricoltura di precisione sa benissimo che molta della variabilità si genera proprio in campo, cioè chi ha fatto mai una mappa di produzione dei propri appezzamenti sa che già in campo si genera una forte variabilità. Se è mai stata fatta un'indagine con un sensore di vigore, si nota che già in campo c'è una grandissima variabilità. Questa poi ce la portiamo all'interno dell'allevamento e tutti i giorni purtroppo dobbiamo combattere con possibili errori di cui molte volte siamo inconsapevoli. Quindi i sensori ci possono aiutare. Io qui ne citerei due. Uno è, diciamo, sono tutti sensori ottici. Uno è il NIR, che penso che sia molto noto a tutti. Diciamo, il NIR è uno strumento che, diciamo, utilizzando, sfruttando il comportamento dei materiali nei confronti della luce, ecco, questi strumenti forniscono una previsione su alcuni parametri nutrizionali. Perché è interessante questo sensore? Perché se noi lo abbiniamo alla bilancia del carro miscelatore o del sistema automatico, che ricordo era considerato un optional anni fa, ma che oggi, diciamo, non può mancare in un sistema che prepara razioni alimentari. Però la bilancia si riferisce, diciamo, unicamente al peso, non ci dice nulla su che cosa ci sia in quel peso. Cioè, se noi pesiamo 300 kg di silo mais, non sappiamo se quei 300 kg tutti i giorni sono fatti da una certa percentuale di umidità o meno. Noi immaginiamo che sia uguale, ma sappiamo che non è uguale. Ecco, il NIR, messo, come vedete, proprio nel punto di prelievo degli ingredienti, lui, diciamo, ci aiuta a fare una previsione. In realtà non fa una vera analisi, no? Come vi ho detto, lui analizza, grazie al comportamento fotonico, come si dice, della luce, analizza alcuni parametri. Supponiamo che si limiti anche solo alla sostanza secca. Beh, questo sarebbe un grande vantaggio. Abbiamo visto che un 6% di acqua in più fa produrre 2 kg di latte in meno, perché ovviamente se noi forniamo acqua e non forniamo elementi nutritivi, gli animali producono meno. Ecco, già solo questo parametro nutrizionale ci consentirebbe di regolare in tempo reale, quindi istantaneamente, le quantità da caricare. Quindi, diciamo, il NIR in sinergia con la bilancia elettronica consente di fornire non solo il peso ideale, quindi, diciamo, le ripercussioni anche di carattere economico sul bilancio aziendale, ma con un errore, diciamo, abbastanza contenuto, purché venga utilizzato bene, ci consente anche di fornire degli aggiustamenti sui parametri nutrizionali, che poi sono quelli che ci interessano in fin dei conti. Un secondo sensore, che però è recentissimo, di cui forniremo nel corso di un convegno durante la prossima fiera del bovino da latte alcuni primi risultati, è anche questo uno strumento ottico, eccolo qui,
È uno strumento che invece fornisce una previsione proprio su quel concetto che veniva espresso dal professore prima, legato alla granulometria, quindi alla lunghezza delle particelle della reazione, perché anche queste, dal punto di vista pratico, operativo, diciamo, possono essere molto variabili. Io carico un primo taglio di foraggio o un ultimo taglio, già il prodotto di partenza era diverso. Se io non cambio, diciamo, il mio protocollo di trinciatura, è ovvio che le particelle saranno di lunghezze diverse. Invece questo, diciamo, sensore utilizza l'analisi d'immagine, cioè scatta una quantità enorme di fotografie sul prodotto nel mentre viene, diciamo, lavorato dal carro miscelatore, e quindi fornisce, tramite dei sistemi di intelligenza artificiale, fa un confronto tra la lunghezza che noi abbiamo impostato come target e quella che in questo momento la miscelata ha raggiunto. E inoltre mi fornisce anche una previsione: quanti minuti saranno ancora necessari per raggiungere l'obiettivo che ti sei posto? 1 minuto, 2 minuti, 3 minuti? Quindi mi fornisce anche un alert. E questo, quando sarà messo a punto, potrebbe essere un altro strumento che oggi è optional insieme al NIR, ma che un domani potrebbe diventare fondamentale, come è la bilancia. La bilancia era un optional qualche anno fa, oggi nessuno ne potrebbe fare a meno. Ecco, il concetto di questi due sensori è proprio quello di regolare in tempo reale, quindi cercare, ecco, di contrastare in tempo reale quell'enorme variabilità che c'è negli ingredienti, soprattutto quelli autoprodotti in azienda. Quindi, ecco, questa era la risposta alla tua domanda, Giorgio. Benissimo. Andiamo avanti. Mi scusi se chiedo di andare avanti. Ecco, stiamo parlando di sensori, siamo entrati quindi nel grande discorso della robotizzazione. Ecco, Eh sì. la robotizzazione anche dell'alimentazione delle bovine da latte. Quindi vedo una diapositiva che mi fa una specie di classificazione dei sistemi automatici. Ma sì, perché diciamo, se noi guardiamo, no, l'automazione anche nel mondo industriale, dov'è che si applica? Mica si applica alla progettazione delle macchine, si applica alla realizzazione, cioè si automatizzano quei processi che sono fisici, ripetitivi, magari soggetti a errore e che quindi vengono, come dire, delegati a delle macchine. E la stessa cosa è stata fatta recentemente, quindi diciamo intorno agli anni 2000, ecco, intorno al 2002, 2002 sono nati i primi sistemi automatici. Noi oggi abbiamo addirittura 3 linee diverse di automatizzazione a seconda di quello che sono capaci di fare. Quindi qui abbiamo messo in ordinata le azioni fisiche che bisogna fare, per esempio distribuire gli animali, miscelare, riempire il carro, lo stoccaggio degli ingredienti, la raccolta dei componenti, ecco, tutte queste cose che sono delle azioni fisiche. In alcuni casi i sistemi più semplici, quelli che qui chiamiamo di tipo 1, riescono a compierne, diciamo, un paio. E via via che si complica il sistema di robotizzazione, ecco che vengono compiute sempre più azioni meccanizzate, lasciando all'uomo sempre più funzioni manageriali, di gestione. E niente, alcuni esempi che vi volevo fare, che diciamo sono ovviamente degli esempi commerciali di ditte presenti in Italia. In Italia attualmente sono circa poco più di 120 gli allevamenti che utilizzano questi sistemi, e ci sono 6 marchi che, diciamo, sono presenti sul mercato italiano, però generalmente si basano su quella che chiamiamo cucina, cioè un luogo in cui vengono messi degli ingredienti temporaneamente per un giorno, massimo 2 giorni se sono ingredienti secchi, e poi, diciamo, i vagoni lo prelevano e lo distribuiscono in mangiatoia. Ecco, le cucine possono avere ovviamente delle concezioni molto diverse a seconda dell'idea del costruttore. E la cosa interessante è che queste cosiddette cucine, rispetto al carro miscelatore, devono sì sempre essere mantenute, rifornite, ma non ho un vincolo di orario, cioè non è che devo alle 7 della mattina, come con il carro miscelatore, fare la miscelata.
Io riempio questi contenitori e poi il sistema nel corso della giornata prepara la miscelata oppure introduce gli ingredienti nei piccoli vagoni, i quali poi penseranno alla distribuzione. Quindi questa... mi scusi, in questa diapositiva che stiamo vedendo, la foto di destra vede sotto la cucina già un robot per la distribuzione, capisco bene? Sì, sì, esattamente. Una specie di carro di feed semovente. Sì, lui si è posizionato lì, come si può vedere è un carro di piccole dimensioni, perché diciamo il concetto di queste macchine è di funzionare elettricamente, alcune hanno delle batterie a bordo, quindi diciamo dei volumi molto importanti non sarebbero gestibili, però la cosa interessante è che queste macchine aumentano la frequenza di distribuzione, quindi invece di una miscelata al giorno come avviene tradizionalmente, qui se ne fanno 5, 6, 10, 12 a seconda delle dimensioni aziendali. E un aspetto interessante che vorrei sottolineare è che il cassone, diciamo così, lavora sempre in condizioni ottimali di riempimento, cosa che non sempre si riesce a fare con un carro miscelatore. Abbiamo visto che più un carro miscelatore lavora semivuoto, più costa. Quindi l'ideale sarebbe che lavorasse sempre a, non dico a pieno carico, ma all'80% della sua capacità, ma non sempre è possibile farlo con le macchine convenzionali. Qui invece c'è questa opportunità. E quindi sì, è un carro che si è posizionato per ricevere gli ingredienti dalla cucina. Invece a sinistra dello schermo gli ingredienti sono contenuti nei sili, perché qui sono i mangimi sfarinati. In alcuni casi uno dell'ingrediente è l'acqua, abbiamo visto nella zona del parmigiano reggiano, per diciamo far raggiungere alla razione, che è sempre priva di insilati, quell'umidità che poi l'alimentarista ha previsto per questo tipo di razione. Poi farò vedere anche una tabella a riguardo. Ecco, i carri, beh, ce ne sono anche qui tantissimi. Qui, come vi dicevo, in Italia abbiamo 6 costruttori operanti, 2 stanno realizzando dei prototipi e 1 è appena entrato nel mercato. Quindi ci immaginiamo una decina di competitor fra qualche mese all'interno del nostro paese, con diciamo già delle realtà funzionanti. Queste sono tutte immagini che abbiamo preso in Italia nel corso di questo progetto che ci ha affidato la Regione Lombardia, proprio sulla automazione dell'alimentazione bovina. Quindi sono tipologie diverse. Ecco, questa ad esempio è una tipologia semovente, quindi diciamo viaggia con dei propri sensori all'interno della stalla. Invece questa, che è di dimensioni maggiori, come si vede qui in alto, ha bisogno di prendere l'energia elettrica dall'alto, un po' come i tram di una volta o anche oggi a Milano. Quindi diciamo tutto il peso grava su delle ruote motrici relative a questo vagone, ma l'energia elettrica viene prelevata dall'alto, quindi in questo caso i gradi di libertà del sistema sono inferiori, come anche in questo caso è molto diffuso nelle zone di montagna, ad esempio. Infatti qui siamo in Alto Adige, dove le condizioni anche di, come si dice, di mancata planarità tra un edificio e l'altro rendono più interessante appendere il vagone a un binario, ecco, come in questo caso. Quindi un eventuale dislivello non è un problema per questa tipologia. Però i trend, come appunto ci hai chiesto di evidenziare in futuro, i trend che già vediamo sono quelli di avere un livello 3 di automazione, cioè di automatizzare il più possibile il numero maggiore di funzioni, in modo da svincolarsi anche da eventuali sovrastrutture aziendali. Ad esempio la cucina è una sovrastruttura, potessi eliminarla, cioè potessi, come in questo caso, andare ad alimentarmi direttamente, o come anche in questo caso, se potessi andare ad alimentarmi direttamente ai sili aziendali, sarebbe un aspetto interessante, così come anche la navigazione autonoma. Cioè utilizzare dei sensori oggi molto diffusi nel settore automobilistico per fare in modo che non si debba più mettere delle strisce di metallo sul pavimento, che
in qualche modo creano una rigidità tra, diciamo, la navigazione, dei sistemi e, diciamo, la stalla. Quindi svincolarsi il più possibile ed essere il più possibile indipendenti, quindi io posso spostare queste macchine in altri allevamenti, posso prevedere degli ampliamenti senza dover toccare, le strutture. E se posso andare avanti, giusto Sì, per farvi vedere. rispondo subito. Io le proporrei, dottor Bisaglia, di commentare, ecco, questo ulteriore grafico che ha mostrato adesso l'indagine presso gli allevatori, e poi torniamo a dare la parola al professor Formigoni. Prego. Sì, perché questo grafico? Perché ovviamente abbiamo voluto anche sentire gli allevatori che cosa, perché hanno voluto investire in questi sistemi automatici, da dove venivano. Ecco, la maggior parte veniva da un carro miscelatore e ha deciso di fare il salto. Però ci ha colpito molto che un 30% è passato direttamente da tecniche di alimentazione abbastanza tradizionali, quindi che non prevedevano il carro miscelatore, addirittura sono balzati al robot. E fondamentalmente quello che è cambiato moltissimo è stato il numero, la frequenza con cui viene riavvicinata la razione, perché questi vagoni hanno anche questa funzione, quindi da due, media di due riavvicinamenti al giorno a 12, anche qui media, e ovviamente. Scusate, sì, da 2 a 12, ma anche il numero di distribuzione della razione. Scusatemi, ho invertito. 4 avvicinamenti prima e 12 riavvicinamenti con il robot, 2 in media distribuzioni di Unifeed al giorno, 12 distribuzioni in media al giorno con i sistemi automatici. Quindi è cambiata proprio la modalità di gestire questa operazione. Perfetto, grazie dottor Bisaglia. Professor Formigoni, professor Formigoni, non so se è in collegamento. Lì ci Allora, sono, non so, eccoci qua, grazie. Allora, non sono scappato. si parlava di razioni equilibrate, di come ottimizzare le razioni alimentari delle bovine. Ecco, sono le 12:39. Quindi abbiamo ancora 20 minuti a nostra disposizione. Ha qualche altro aspetto critico, ecco, da sottolineare? Ma intanto un aspetto che vorrei mettere in evidenza in rapporto all'utilizzazione di questi sistemi automatici è la possibilità con questi sistemi automatici di cambiare anche la composizione della razione. Il dottor Bisaglia faceva cenno per esempio all'uso dell'acqua che può essere utilizzato in grande quantità per omogeneizzare la razione. Quando questa sia distribuita in 10-12 pasti giornalieri omogeneamente distribuiti, senza con questo andare a compromettere la stabilità microbiologica, per esempio, della dieta, problema che abbiamo quando aggiungiamo acqua nelle razioni, siano esse a secco oppure in cui siano presenti insilati, soprattutto durante il periodo estivo. Ma anche la possibilità di distribuire in maniera più corretta le parti diciamo meno rappresentate all'interno della razione. C'è una precisione di carico sicuramente superiore, una omogenizzazione migliore e anche la possibilità di usare mangimi liquidi che sono coprodotti interessanti, soprattutto in annate come quella di quest'anno, che vedono la presenza spesso di foraggi dotati di scarsa appetibilità e quindi la possibilità di aumentare anche l'appetibilità della razione. L'ultima considerazione che mi permetto di fare relativamente alla possibilità di differenziare le diete in funzione del livello produttivo, è chiaro che laddove ci sia la presenza dei vecchi autoalimentatori, ma meglio ancora dei robot di mungitura, abbiamo la possibilità di assegnare agli animali più produttivi frazioni alimentari di maggior pregio e maggior costo normalmente alle bovine che più ne traggano beneficio, lasciando agli animali
diciamo, con produzioni medio-basse, le razioni di base costituite da alimenti meno impattanti sotto il profilo economico. Ecco, l'ultima considerazione che vorrei fare è quella di, soprattutto quest'anno, abbiamo l'esigenza di pensare anche a razioni in cui gli alimenti che entrano siano diversificati rispetto a quelli che usualmente ci siamo abituati ad utilizzare. Qui in questa slide, se la vedete, ho riportato alcuni alimenti che possono fra di loro sostituirsi in certa misura, e facendo come riferimento la soia, farina di estrazione, e il mais come pilastri comunque utili, chiaramente sempre utili al razionamento. Quindi fra i proteici non dimenticare il contributo che possiamo avere laddove è possibile impiegarlo, chiaramente. L'urea in certa misura, la colza, la semola glutinata, i distiller, fonti come il pisello, il favino, la ricerca ha dimostrato che sono eccellenti fonti di proteina, e laddove sia possibile la melica, ma solo se i costi sono compatibili con le caratteristiche nutrizionali del prodotto disponibile e con le attese che abbiamo di risposta sugli animali. Ecco, fra gli amilacei non v'è alcun dubbio che bisogna riscoprire un po' il valore degli amidi cosiddetti bianchi, quindi frumenti, farinaci, orzo, sono alimenti che soprattutto in diete a basso contenuto di foraggi ed elevato quantità di mangimi possono trovare adeguato spazio. E mi permetto di sottolineare come il sorgo sia assolutamente un'alternativa valida in sostituzione anche totale del mais, a patto che il trattamento tecnologico cui è sottoposto sia adeguato. Anche il pastoni, per chi può fare insilato, sono in prospettiva elementi di economicità che debbono essere considerati. Si possono fare pastoni di frumento, pastoni di orzo, pastoni di sorgo, analogamente a quanto avviene per il mais, e con questo si riesce ad aumentare il grado di autosufficienza aziendale con una riduzione significativa dei costi. Tra i fibrosi abbiamo già citato diverse fonti. Il consiglio è che ogni allevatore, ogni azienda indaghi sulle possibilità di reperire questi alimenti nel proprio mercato locale, o avvalendosi ovviamente dell'industria mangimistica che può fornire un servizio preciso, affidabile di fornitura di questi alimenti. E nell'ambito di questi alimenti ricordiamo ancora i mangimi liquidi che possono essere usati direttamente in azienda oppure all'interno delle miscele acquisite dall'industria mangimistica. Un ultimo cenno agli integratori, nessuna slide da presentare, ma ricordare che in tempi difficili, soprattutto difficili anche in termini di economicità delle razioni, siate o siamo molto prudenti nel risparmiare sulla quota di minerali, vitamine, oligoelementi apportati, perché questi, se carenti all'interno delle razioni, possono compromettere in maniera significativa la risposta produttiva e riproduttiva e sanitaria degli animali in breve, medio e lungo periodo. Per cui valutare insieme al proprio nutrizionista, laddove sia possibile e necessario risparmiare, bene farlo, ma attenzione a non rinunciare ad una corretta supplementazione o additivazione delle diete, soprattutto alcuni momenti del ciclo produttivo che sono topici, quindi la fase di transizione, la fase di prima della lattazione, quindi i primi mesi della lattazione, sono assolutamente importanti ad essere,
Perché alla fine l'economicità non si traduce nello spendere di meno, ma si traduce nello spendere con più precisione e meglio, se possibile, e calibrando in maniera la più precisa possibile gli apporti rispetto ai fabbisogni. Alla fine, che fa guadagnare di più sono gli animali che producono di più, che sono fertili, che non hanno patologie, e per ottenere questi risultati complessivamente dobbiamo, anche con l'aiuto delle tecnologie, come benissimo ci ha dimostrato il dottor Bisaglia, essere capaci di soddisfare i fabbisogni di questi animali nella loro interezza, dalle macro componenti della dieta fino alle più piccole componenti. Quindi vitamine e amminoacidi. Quindi risparmiare sugli integratori ti porta a un piccolo risparmio contabile momentaneo, ma può poi provocare o maggiori costi anche sanitari o minori ricavi di entità superiore rispetto a quel risparmio che non sarebbe e stato anche opportuno fare. E anche i minerali, oggi noi conosciamo come i minerali siano così importanti anche per massimizzare la produzione proprio e ridurre le patologie, per cui è assolutamente indispensabile assicurare i fabbisogni degli animali. E mi permetto di dire, controlliamo anche che ciò che compriamo corrisponda a quello che pensiamo di dover comprare. Quindi qualche analisi di controllo è assolutamente importante per avere il maggior controllo possibile di ciò che forniamo ai nostri animali. Grazie professore. Torniamo a dare la parola al dottor Bisaglia, che stava discutendo di robotizzazione dell'alimentazione, e si diceva che sensori, robotizzazione, ecco, abbiamo interrotto quando stavamo per parlare di un'indagine compiuta presso gli allevatori. Prego. Sì, grazie Giorgio. Sì, perché in questa indagine ovviamente diciamo l'intento nostro era quello di capire come viene recepita, no, la tecnologia da parte degli allevatori, perché è vero, c'è un'offerta tecnologica, ma la domanda di tecnologia com'è? Cioè, noi sappiamo bene, tra l'altro, che in agricoltura c'è sempre stata uno sfasamento, no? Cioè l'offerta di tecnologia arriva sempre prima della disponibilità di chi ha invece in mano la domanda di chiederla. Cioè, se noi lo guardiamo in tantissime cose, no? Cioè le trasmissioni dei trattori, la trasmissione continua, piuttosto che adesso con l'agricoltura di precisione. Cioè arriva un'offerta tecnologica, ma poi la domanda ha qualche anno di sfasamento. Quindi è importante, secondo noi, era importante andare proprio a interrogare la domanda. Perché siete tra quelli che hanno deciso di investire? E diciamo, per quanto questa indagine non sia, diciamo, un'indagine con criteri di scientificità, perché il campione è molto piccolo, no? Cioè in Italia abbiamo poco più di un centinaio di aziende, però diciamo altrimenti non si sarebbe fatta, ecco esatto. E quindi diciamo, però ci sono delle indicazioni interessanti. Ad esempio, se uno va a vedere la richiesta di manodopera, beh, la richiesta di manodopera per più del 45%, più della metà del campione, piccolo è vero, ha detto che risparmia il 60%, ma il risparmio di tempo è quello che viene più apprezzato. Adesso qui non l'ho riportato, ma lo dico a voce, quello che è più apprezzato è la possibilità di essere flessibili con gli orari. Quindi io è vero che devo che riempire la cucina, ma lo posso fare quando ho tempo. E quindi questa è una questione molto apprezzata. Lo stesso anche il risparmio di energia, perché essendo dei sistemi elettrici, la maggioranza degli allevatori che abbiamo interrogato ha notato un risparmio importante di energia, perché sono macchine piccole, sono macchine che hanno la capacità, tra l'altro, di utilizzare una fonte energetica che può essere autoprodotta, e in alcuni casi è autoprodotta dalle aziende che abbiamo interpellato, quindi col solare, col vento, col biogas.
Anche il comportamento degli animali cambia. A me preme, diciamo così, riportare un dato che è interessantissimo: minor competizione in stalla. Quindi gli animali imparano che di alimento fresco ce n'è sempre, quindi non vale la pena di andare a diciamo, competere nelle prime 3 ore di distribuzione, come avviene ad esempio nel caso dell'unica distribuzione con sistemi convenzionali. Quindi si stabilisce una gerarchia con gruppi che vanno ad alimentarsi come ad un self-service, diciamo, quando ritengono. Questa è una cosa interessante. Mentre invece sull'aumento delle produzioni, sull'aumento dell'ingestione, chiaramente sono dati riportati dagli allevatori, non sono dati che abbiamo potuto verificare con criterio scientifico, però diciamo è interessante che la stragrande maggioranza degli allevatori, quindi molti non si conoscono, quindi sono informazioni, come dire, sincere, hanno dichiarato un incremento dell'ingestione e quindi anche un incremento della produzione. Ci sono delle criticità, ovvio, diciamo, anche se la stragrande maggioranza non denuncia difficoltà, che poi generalmente sappiamo che nel mondo agricolo se uno ha un problema non lo va certo a dire in giro, però diciamo così, alcuni sono veri, abbiamo anche noi riscontrato, soprattutto la trinciatura, ecco, la trinciatura con dei sistemi di potenze ridotte, ecco, non sempre è ottimale, però anche qui c'è una soluzione. Faccio in modo che la trinciatura venga prima. Quindi magari utilizzerò, che so io, una rotoimballatrice con i coltelli, oppure prenderò un prodotto già sviluzzato per evitare di mettere in difficoltà una macchina che, diciamo, può avere dei limiti a riguardo. Gli aspetti energetici, ecco, questi sono molto interessanti. Sono dati pre-crisi. Quindi probabilmente diciamo, la riduzione del costo in un momento di crisi può essere minore, ma se noi pensiamo che ci si può produrre l'energia elettrica con cui vengono fatte le razioni, beh, questo diciamo, ha una prospettiva molto interessante. Concludo con due tabelle con le quali vorrei così far vedere come anche la flessibilità di questi impianti non è solo relativa al lavoro, alla manodopera, ma ad esempio qui abbiamo, scusate l'inglese, ma l'abbiamo presentata a un convegno, ma sono comunque i nostri allevatori, quelli che abbiamo interrogato. Alcuni hanno un TMR, cioè l'Unifeed, senza restrizioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che si possono usare gli insilati, tutte le razioni tradizionali, diciamo che si usano in pianura padana o a sinistra del Po. TMR con restrizioni vuol dire l'Unifeed che ha dei limiti, ad esempio non posso utilizzare gli insilati, e poi anche molti allevamenti hanno i vitelloni da carne e quindi diciamo la razione cambia un po'. Quello che mi interessa farvi notare è che in tutti i casi, guardiamo ad esempio la densità della razione, cambia, ma diciamo questo non ha segnalato delle difficoltà proprio pratiche, operative, meccaniche da parte delle diverse tecnologie utilizzate. Quindi questo ci ha, come dire, molto stupiti, cioè non esiste un sistema nord europeo, perché la maggior parte di questi costruttori è nord europea, cioè si adatta benissimo anche a razioni che fisicamente hanno una grande variabilità come noi italiani evidentemente facciamo. La seconda informazione che mi ha molto colpito è questa indagine fatta in Israele sul comportamento delle bovine alimentate d'estate, di giorno o di notte. Quindi io adesso sono un meccanico, non sono un fisiologo, quindi non so spiegarvi i motivi, sono scritti in questa pubblicazione. Ma se noi andiamo a guardare qui, da giugno a settembre, è stata fatta un'indagine con un indice di temperatura, umidità chiaramente crescente, quindi aumenta il caldo, aumenta l'umidità, gli animali ingeriscono meno, sia quelli alimentati di giorno sia quelli alimentati di notte, ma quelli alimentati di notte producono di più. Quindi posso distribuire principalmente nel periodo notturno gli ingredienti in modo da favorire questo comportamento? Beh, è ovvio che se ho un operaio che deve farlo di notte è difficile, ma se ho un sistema automatico ci posso pensare. Ecco,
Quindi, diciamo, questa è un po' la conclusione della mia osservazione, e cioè che la tecnologia, sia nei carri miscelatori tradizionali, ma anche nell'automazione, è presente. È ovvio che molti sono intimoriti da questa cosa, però le opportunità che ci offrono, soprattutto adesso che il periodo è difficile, diciamo, sono opportunità che consentono di recuperare efficienza, e questo penso sia diciamo, un aspetto perlomeno su cui riflettere. Grazie, E io quindi. dottor Bisaglia. Torniamo un attimo dal professor Formigoni per un'ultima cosa, una domanda che proviene dal pubblico. Chiaramente avevamo solo 2 ore, abbiamo raggruppato una ventina di domande e con i canali informatici e cartacei, ma direi soprattutto informatici, dell'informatore zootecnico, che è la rivista che ha organizzato questo incontro, cercheremo di soddisfare tutte le domande che ci sono arrivate, che sono 20, però almeno una la possiamo porre al professor Formigoni. Uno dei nostri 400 ascoltatori ci ha chiesto: ma qual è, in sintesi, ecco, semplificando, quale potrebbe essere la più corretta strategia dei gruppi alimentari nell'allevamento delle bovine da latte, a grandi linee, i gruppi. Allora, partiamo dalla situazione più semplice. In asciutta ottimalmente due gruppi, un primo gruppo dell'immediato dopo parto, 8-10 giorni, anzi meglio 10-12. E poi il trasferimento dell'animale una volta che ruminazione, stato sanitario, situazione uterina sia sotto controllo, in un gruppo in lattazione. Ottimalmente però il trasferimento può essere organizzato per, avendo in considerazione una suddivisione fra primipare e pluripare, e laddove sia possibile, eventualmente la presenza o avere un gruppo di animali dai, diciamo, per dare un numero, ecco, di riferimento, dai 200-220 giorni di lattazione in poi, quindi a fase finale. Quindi idealmente in lattazione tre gruppi, sostanzialmente escluso l'immediato dopo parto, in asciutta due gruppi, avendo particolarissima attenzione alla fase di preparazione al parto, che è una delle più delicate in assoluto di tutto il ciclo produttivo, con spazi adeguati, ventilazione adeguata, raffrescamento adeguato, acqua disponibile a volontà e corretta razione che tenga conto dell'equilibrio fra i minerali apportati, della quota di energia e, mi raccomando, del magnesio apportato. Benissimo, Non allora so se sono. intendete, ma ecco, forse l'altro aspetto per allevamenti di grande dimensione: evitare gruppi eccessivamente numerosi in termini proprio di numero di animali. Si è stimato, con ricerche del passato, anche del compianto professor Calamari, che oltre i 100 animali, le dinamiche etologiche all'interno del gruppo sono un po' alterate, diciamo, per cui se possibile rimanere entro quel numero per ciascun gruppo. Benissimo, allora tutto quello che non siamo è l'una, dobbiamo, fra 3 minuti chiudiamo, e alcune premesse finali. Tutto quello che non siamo riusciti a raccontare con l'accordo e la collaborazione dei due relatori, lo racconteremo con i canali mediatici dell'informatore zootecnico. C'è il sito internet, c'è la rivista cartacea, abbiamo anche Facebook. Quindi cercheremo di non soltanto riportare i dettagli, ma anche di dare qualcosa di più rispetto a quello che siamo riusciti a dire nel poco tempo a disposizione. Un altro fattore che è emerso è questo: la grande disponibilità dei maggiori ricercatori,
zootecnici italiani la grande disponibilità verso la divulgazione. Guardate che non è scontato, tanti ricercatori stanno in un empirio irraggiungibile e si tengono i propri dati nel cassetto e noi altri allevatori non vi accederemo mai. Ecco, invece abbiamo due esempi, il professor Formigoni dell'Università di Bologna e il dottor Bisaglia del CREA di Treviglio, che non hanno esitato a perdere diverse ore del proprio tempo, non solo queste due ore, ma anche la preparazione della relazione, per fare divulgazione. E questo va detto e gli va dato onore. Allora, grazie ai due esperti, grazie a coloro che ci hanno seguito, sul sito internet dell'informatore zootecnico e sulla rivista cartacea seguiranno ulteriori dettagli, approfondimenti e resoconti su questo nostro incontro di stamattina. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie professor Formigoni, grazie dottor Bisaglia. Grazie, grazie a te. Arrivederci. Grazie.